L'Ecomuseo Martesana è stato istituito nel 2016 per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio Adda Martesana Milano Est, formato da 30 comuni situati lungo il naviglio Martesana e da un'ampia rete associazionistica del terzo settore. L'Associazione Culturale Mneme ha collaborato con l'Ecomuseo Martesana per la costruzione di una mappa di comunità sui luoghi dell'anima dell'Ecomuseo. I luoghi dell'anima sono i luoghi del paesaggio ai quali la comunità si sente emotivamente più legata, dove si stratificano ricordi e vissuti della propria storia individuale e collettiva. Lo stesso luogo può essere all'origine di infinite mappe e narrazioni, tante quante sono gli sguardi e le vite che percorrono quel territorio. Il paesaggio è una grande piazza pubblica, dove si vivono relazioni, storie, affetti, che diventano nel tempo il collante sociale e culturale della nostra memoria. La mappa di comunità ecomuseale è un ottimo strumento per rappresentare un paesaggio in continua trasformazione e per trasmettere la memoria dei luoghi a chi verrà dopo di noi. Il processo di costruzione della mappa è iniziato con la raccolta delle testimonianze orali di alcune tra le persone che hanno dato vita al progetto ecomuseale ed è proseguito con la realizzazione grafica della mappa che racconta, con parole e immagini, alcuni luoghi del naviglio Martesana dal punto di vista di chi li vive ogni giorno. Coinvolgere tutti i cittadini in un processo partecipativo di identificazione e interpretazione del proprio patrimonio culturale e paesaggistico è una buona pratica per costruire e organizzare collettivamente un archivio vivente del paesaggio, fatto di immagini e di narrazioni passate e presenti. La mappa di comunità ecomuseale serve come strumento per rendere visibile l'invisibile, le relazioni tra noi e i luoghi che viviamo. Significa avviare un processo e una riflessione condivisa sul futuro dei luoghi e sulle azioni possibili per far conoscere, tutelare e valorizzare i paesaggi che amiamo.